bentrovati, ospite di questa puntata di Agorà, l'onorevole Enzo Rivellini, europarlamentare del PDL. Grazie onorevole per aver accettato il nostro invito e parleremo con l'onorevole Rivellini certamente di Europa, ma anche e soprattutto della regione Campania. L'onorevole Rivellini è di provenienza regionale, è stato uno dei protagonisti dell'opposizione in regione Campania, diciamo che è stato il protagonista oggettivamente che ha fatto più discutere in questa legislatura regionale per le prese di posizioni molto forti su problemi, ad esempio la sanità, tanto per cominciare. È stato. Bene, però partiamo dall'Europa. Questa prima esperienza nel Parlamento europeo, quindi anche questo osservatorio un po' privilegiato, anche alla luce delle ultime cose che stanno accadendo, ivi compreso l'influenza A, come ci guardano dall'Europa? Ecco, questa regione Campania continua ad essere guardata con un occhio molto critico, molto particolare, molto scettico, o c'è qualcosa che si muove nel panorama? No, non ci conoscono proprio. E purtroppo non è che non conoscono la Campania, non conoscono il Mezzogiorno d'Italia, non capiscono il Mezzogiorno d'Italia quali possono essere le opportunità dell'Europa grazie al Mezzogiorno. E devo dire che è molto interessante questa mia esperienza in Europa. Io sono stato nominato tra l'altro presidente della delegazione Europa-Cina. Appena 24 ore fa ero in Cina, dove abbiamo chiuso degli accordi internazionali molto importanti. A maggio la delegazione cinese, 4 ministri, il vice segretario del Partito Comunista e il presidente del Parlamento cinese, dell'Assemblea del Popolo, verranno in Europa per gli scambi istituzionali con la Comunità Europea, ma immediatamente dopo sono riuscito a strappare una cosa importantissima: verranno a Napoli per 4 giorni per discutere di 8 tematiche che abbiamo definito durante questi incontri a Pechino e in piena collaborazione naturalmente con il sindaco di Napoli e con il presidente della Camera Gianfranco Fini abbiamo stabilito una serie di questioni che poi dopo casomai svilupperemo e porteremo avanti. E credo che ci sia bisogno in Europa, che è la base di tutte le questioni politiche internazionali. Le scelte che vengono decise in Europa sono le scelte che anticipano di qualche anno le scelte regionali e comunali. Ormai tutto dipende dall'Europa. Il governo centrale, il governo nazionale, il governo regionale deve sottostare alle direttive europee, sia sotto l'aspetto dei finanziamenti, ma sia con le regole generali da poter approvare. E quindi l'Europa è estremamente importante per il Mezzogiorno d'Italia e io sono fiero di aver fatto. Di aver mantenuto una promessa elettorale. Lei mi ha fatto una domanda in campagna elettorale e oggi, dopo la campagna elettorale, dopo l'elezione, posso dire di aver mantenuto un impegno che avevo preso qui come in altri posti, di svolgere il mio primo intervento nel Parlamento europeo nella lingua, lo ripeto, nella lingua e non nel dialetto napoletano, proprio per significare l'importanza del Mezzogiorno d'Italia all'interno del Parlamento europeo, l'importanza di un Mezzogiorno d'Italia che è al centro del Mediterraneo. Il Mediterraneo è ridiventato il centro del mondo, il 35% dei traffici internazionali passano per il Mar Mediterraneo, l'Europa in particolare con i corridoi 1 e 5 si collegano a questa piattaforma logistica straordinaria che è il Mezzogiorno, e il Mezzogiorno d'Italia con Napoli, capitale del Mediterraneo, può ridiventare l'opportunità dell'Europa per uscire dalla crisi. Senta onorevole, in dialetto napoletano, rispetto ai finanziamenti ai quali pure accennava, ecco, ce lo dica in dialetto napoletano. Continua ad esserci questa immagine della Campania sprecona che fa determinate cose, cioè è una montatura mediatica oppure effettivamente da Bruxelles ci guardano con qualche sospetto? Guardi, io dovrei parlare in alsaziano perché a Bruxelles parlo in napoletano, qua è meglio che parlo in alsaziano per suscitare l'interesse dei media, ma togliendo gli scherzi da mezzo. Purtroppo, le ripeto, noi abbiamo una visuale ristretta, provinciale. In Europa il Mezzogiorno d'Italia non è assolutamente considerato. Non è che viene considerato il Mezzogiorno d'Italia in maniera negativa, non è assolutamente considerato. Io nel mio intervento in napoletano, nel
giorno dell'elezione del Presidente Barroso, il Presidente della Commissione, quando è successo di tutto e di più dopo il mio intervento in napoletano, ho voluto ricordare che la Comunità Europea deve aiutare il Mezzogiorno, in particolare per la questione della migrazione clandestina. E ho ricordato che quando in una sola notte, in pochissimi minuti, il governo europeo con una sola firma è riuscito a regolarizzare la bellezza di 150 milioni di extracomunitari, cittadini dell'est europeo, questa operazione, la regolarizzazione di 150 milioni di cittadini dell'est europeo, non è stata a costo zero, è costata in particolare al Mezzogiorno d'Italia, perché se oggi un operaio di Danzica guadagna 28 volte in più di quanto guadagnava prima dell'entrata in Europa, lo si deve anche al Mezzogiorno d'Italia, che per l'entrata dei paesi dell'est esce nel 2013 dai paesi dell'obiettivo 1, cioè dai paesi che possono avere i fondi europei senza i fondi perduti della Comunità Europea. Quindi un impegno del Mezzogiorno d'Italia che ha messo mano al portafoglio per far entrare 150 milioni di cittadini dell'est europeo in Europa, e quindi la richiesta che l'Europa in questo momento di difficoltà del Mezzogiorno possa aiutare concretamente il sud d'Italia. Onorevole, parliamo dei giovani e dell'Europa. Qual è la sua percezione sul tasso di integrazione dei giovani in Europa? Allora, Bruxelles è molto alta, devo dire che c'è una qualità di dipendenti, di funzionari del Parlamento europeo molto alta, sono molto preparati, sono tutti giovani, con un paio di master, parlano tre lingue. Purtroppo anche lì l'Italia si fa rappresentare in malo modo. Se lei arriva al Parlamento europeo, che è un palazzo enorme, vivono in quel Parlamento oltre 10.000 persone, c'è la piscina, due palestre, quattro banche, supermercati, è una città, non è un palazzo, lei ha una sensazione sgradevole. Uscieri autisti sono tutti italiani, funzionari, più alti funzionari sono tedeschi e francesi, perché noi non abbiamo saputo far difendere le nostre tesi, le nostre opportunità, le nostre capacità, le nostre ragioni. Spero che con un impatto un po' più duro, con la poca diplomazia che ha caratterizzato anche il mio percorso in regione, si possa in qualche modo evidenziare questa differenza. Noi siamo lo stesso numero di parlamentari dei tedeschi e dei francesi, abbiamo il diritto e il dovere di essere rappresentati al pari dei francesi e dei tedeschi. Onorevole Rivellini, veniamo un po' in regione Campania, però tenendo presente ancora l'Europa come riferimento. Lei in qualche modo ne accennava. È l'ultimo periodo, nel 2013 usciamo dall'obiettivo 1, c'è una massa enorme di soldi da spendere, 2007-2013, non ricordo la cifra, ma è una montagna infinita di soldi. E la regione Campania, tra gli altri problemi che si ritrova, si ritroverà anche a dover gestire questa massa enorme di soldi. Ecco, in qualche modo volevo chiederle, questo, cioè il dato economico finanziario, spiega anche questa lotta che si preannuncia molto molto aspra per le prossime regionali? E la seconda parte della domanda, che cosa si può fare per evitare che quella massa di soldi venga messa al riparo innanzitutto dagli appetiti della camorra? Allora, parto dalla seconda domanda che lei mi ha fatto. Purtroppo la Campania, insieme alla Calabria, è l'ultima delle 355 province, regioni dell'Europa, mi sembra che siano 355 le regioni d'Europa, è l'ultima come utilizzazione dei fondi europei. Siamo quindi il fanalino di coda, noi non spendiamo tutti i soldi che la Comunità Europea ci mette a disposizione. Proprio per evitare e per migliorare questo dato, io ho messo su una segreteria. C'è anche un consulente del Ministero delle Attività Produttive che ci dà una mano, in modo da poter essere a disposizione a Bruxelles come a Napoli di tutti gli imprenditori, di tutte le istituzioni che tramite il parlamentare europeo possono accedere ad informazioni per poter finalmente spendere tutti i soldi che ci vengono assegnati. Quindi questo è un dato negativo che noi dobbiamo migliorare, la spesa totale delle risorse che ci vengono messe a disposizione.
Sulla questione della camorra e della delinquenza, guardi, è un fenomeno sicuramente che deve lasciare attenti tutte le istituzioni che sono preposte a fare ciò. Ma credo che una volta per tutte ognuno facesse la sua parte. Il politico deve fare la parte a favore del Mezzogiorno, cercando di portare queste risorse nel Mezzogiorno. Le istituzioni regionali, il governo regionale deve cercare di mettere in condizione tutti di poter accedere a questi fondi e la magistratura e gli inquirenti devono perseguire gli eventuali abusi che se ne fanno. Non può essere il politico che deve decidere quali e chi deve accedere a questi fondi, non può essere il governo regionale, perché altrimenti si trova una commissione che è quella poi che ha rovinato la Regione Campania negli ultimi anni, dove chi ha governato ha voluto fare non il presidente della Regione ma il viceré, decidendo vita, morte e miracoli di tutti i cittadini. La lotta regionale è una lotta dura. Io credo che nel 2010 finalmente ci sarà questo cambio di governo regionale. Vede, quando c'è un malato grave, ogni tanto una trasfusione di sangue fa bene. Credo che faccia bene anche alla sinistra che ci sia un ricambio a livello regionale, faccia bene al popolo della nostra regione che ci sia un cambio e una nuova mentalità. Naturalmente il centrodestra che si appresta a governare, che si candida a governare, dovrà dimostrare di essere concreto e di fare le cose che ha promesso dall'opposizione in tutti questi anni. Dopo approfondiamo su questo tema. Onorevole, volevo parlare dei nostri livelli di formazione. Rapportati a quelli dei paesi più avanzati, secondo lei sono sufficienti, sono buoni oppure sono scarsi o addirittura sono ottimi? No, guardi, ci sono delle eccellenze, è inutile negarlo, ci sono delle eccellenze, ma la media è molto bassa, è inutile che ce lo neghiamo, è molto bassa. Io tra gli accordi che ho fatto in Cina, poi nel caso mai ne parleremo, c'è anche un aspetto simpatico di un incontro che ho fatto con Salvini, il leghista a Shanghai, ho incontrato, poi le racconterò un episodio simpatico, ma tra gli incontri che ho fatto in Cina è stato quello di visitare a Shanghai l'ottava scuola di business al mondo, una delle migliori 8 scuole di business al mondo, finanziata dalla Comunità Europea e l'Università Europea di Business a Shanghai. Che in 15 anni ha formato la nuova classe dirigente cinese che ha fatto passi da gigante. Ricordavo prima nella chiacchierata amicale che oggi la Cina è il vero colosso finanziario del mondo, il 35% del debito americano è in mano ai cinesi che decidono la valutazione del dollaro come meglio credono. Le riserve in moneta straniera del governo cinese sono le più importanti, le più ricche del mondo. E quindi con loro ho discusso di poter fare un master a Napoli, quindi parlerò con il rettore della Federico II, Trombetti, di poter fare un master, perché quando uno non riesce ad arrivare ad un obiettivo, quando non è capace di svolgere un certo ruolo, è bene anche copiare. Quindi se questi della Business School di Shanghai possono venire a fare un master in economia a Napoli per delle grandissime eccellenze finanziate dalla Comunità Europea, perché la Comunità Europea finanzia la formazione, potrebbe essere l'inizio di una dignità dell'università napoletana che ricordo è stata la seconda università al mondo dopo quella di Parigi ed è stata una delle più importanti università al mondo. La Magna Grecia, il Mezzogiorno d'Italia, forse attraverso un momento di grande difficoltà, ma questo popolo, il mio popolo, il nostro popolo, ha insegnato, ha civilizzato il mondo intero. Le diceva, tornando alla Regione Campania, che è necessario salutare una trasfusione, il che significa garantire l'alternanza nel governo regionale, quindi con il centrodestra. A quali condizioni, onorevole Rivellino, con quali alleanze? Il PDL da solo non mi pare che ce la possa fare, almeno stando agli ultimi numeri non pare che ce la faccia. Ecco, secondo quali alleanze, quali programmi, secondo anche quale profilo dei candidati, a cominciare dal candidato alla presidenza? Guardi, io non sono dell'avviso, del suo stesso avviso, io sono convinto che il centrodestra vincerà anche
se i centristi vanno col centrosinistra. C'è una volontà popolare, i flussi elettorali non sono flussi a breve termine, c'è una volontà popolare di cambio, di ricambio di questa classe dirigente che ha rovinato la nostra regione. Io sono convinto che il PDL nel marzo del 2010 si ritroverà a governare questa regione. E il candidato che sceglieranno Berlusconi e Fini in questa settimana sarà sicuramente un candidato vincente all'altezza del compito. Il programma elettorale. Le quotazioni di Cosentino come stanno? In rialzo? Credo che sia il candidato oggi favorito per la presidenza della regione, non naturalmente i nomi della Garfagna, di Bertolaso e di Viespoli sono ancora all'ordine del giorno, ma credo che il candidato alla fine sarà l'amico Cosentino. Io non spero che la prossima giunta regionale possa mettere in campo una sola questione, che poi è la questione che darà la possibilità a tutte le altre di poter vedere realizzato un miglioramento, ed è la meritocrazia. Parliamo di sanità. Se dovesse capitare che la sanità capiti al centrodestra, che la gestione della sanità capiti al centrodestra, bisogna finire con lottizzazioni e nomine degli amici degli amici, ma aprire questo settore, che è un settore fondamentale, e lo vediamo con l'influenza che purtroppo Napoli e la Campania è la regione dove ci sono più casi di influenza, oltretutto fra bimbi, fra ragazzi. Poter aprire alla meritocrazia le nomine che vengono assegnate nella sanità, immagino ad esempio una rivoluzione, mandare a casa tutti i direttori generali, i manager che hanno mal governato in questi anni, mettere dei manifesti 6x3 in tutta la regione, invitare tutti coloro che pensano di poter avere le caratteristiche, le qualità di concorrere per la nomina di direttore sanitario, di direttore generale, di primario, a partecipare a concorsi pubblici gestiti non da politici locali, ma gestiti da professionalità, da scienziati anche non italiani, che possano giudicare sui meriti la qualità degli uomini, e una volta nominati questi uomini devono avere la capacità, la libertà di poter svolgere il proprio lavoro senza nessuna implicazione politica. È un sogno? Beh, ma nella vita anche i sogni delle volte si realizzano, e se noi vogliamo dare un segnale forte dobbiamo finalmente aprire, dare aria alla regione Campania, mettere in campo una meritocrazia, una partecipazione popolare, un risveglio di quell'orgoglio dell'appartenenza che purtroppo abbiamo perso negli ultimi anni. A proposito di sanità, che è certamente un argomento molto sensibile anche per, non soltanto per l'efficacia dell'azione sul territorio, ma anche perché la sanità, sappiamo, assorbe circa il 70%, l'83%, sono stato generoso, del bilancio della regione. La sua parte politica, il PDL, ancora prima del PDL, l'Alleanza Nazionale in modo particolare, ha sempre addebitato, no, lo sfascio della sanità a due personaggi in modo particolare, Bassolino e De Mita. Bassolino, presidente della regione, De Mita per aver scelto negli anni gli assessori alla sanità. Ecco, nel caso che si arriva a questa alleanza con l'UDC, che in Campania volente o volente è De Mita, come la mettete in onda? Le racconto un episodio simpatico. Mi sono incontrato con l'onorevole De Mita, col presidente De Mita al Parlamento Europeo, siamo colleghi. Con il quale ho ottimi rapporti, ci dicono. No, io ho ottimi rapporti con tutti, anche con lo stesso Bassolino, io sono rispettoso. E ottimi rapporti appunto. Ma ognuno con le proprie, certo, posizioni e con le proprie idee. Allora all'onorevole De Mita ho detto: presidente, voglio venire a Casarnusco a giocare a Scopone. E lui mi ha risposto: a 3-7. E dico: vabbè, voglio venire a giocare a 3-7 a Nusco. Lui mi ha detto: e perché vuoi venire a giocare a 3-7 a casa mia? E gli ho risposto: il sogno da ragazzo era quello di fare il direttore generale di un ASL, può darsi che se supero la prova del 3-7 divento direttore generale di qualche ASL. Lui mi ha guardato e mi ha detto: ah, se avessi fatto la prova del 3-7 probabilmente non avrei partecipato a nominare dei ciucci, come poi alla fine ho nominato, come a dire che c'è stata una missione di colpa dello stesso De Mita, e quindi eviteremo assolutamente qualsiasi prova di 3-7, qualsiasi opera di Scopone, ma prove per capire se ci saranno le capacità per poter essere nominati direttore sanitario e direttore generale delle ASL.
Onorevole, cambiamo completamente argomento, vado un po' sul privato, sui suoi hobby. Qual è il genere di film che lei preferisce? Sul privato siamo attenti perché no, no, sugli hobby, no, no, questi no, tempi, no. Vero? È pericoloso. È pericoloso. Dicevo, qual è il genere di film che preferisce? Guardi, io preferisco i film d'azione, sono un appassionato dei film d'azione. Naturalmente anche la mia storia politica, la mia ideologia mi porta ad amare alcuni film. Ho visto decine di volte il film come Il Signore degli Anelli e c'è un meraviglioso film che è L'Ultimo Samurai, quello con Tom Cruise, che ho visto più volte. E ricordo che andai alla prima di questo film insieme ad altri colleghi, all'epoca consiglieri regionali, e ci fu una questione strana perché dopo il film, mentre alcuni colleghi della sinistra facevano commenti sulla bellezza di alcune attrici, in particolare di alcune attrici giapponesi, io e insieme ad un altro collega di destra uscimmo quasi con le lacrime agli occhi perché vedemmo la parabola di un nostro sogno giovanile. Lei forse ricorderà Mishima, il poeta della destra giapponese che si suicidò, fece karikiri in diretta televisiva e che cantava poi e che si suicidò perché aveva capito che il mondo moderno ormai avrebbe distrutto tutto quello che era del Giappone, quell'onore, quei valori che il Giappone aveva portato avanti per secoli. Ecco, la diversa impostazione nell'assistere a quel film, il materialismo spicciolo di un consigliere regionale di sinistra, chi invece in quel film aveva visto uno spirito antico, un valore antico che purtroppo è scomparso anche in quel meraviglioso Giappone, è la differenza fondamentale fra la destra e la sinistra. L'ultima domanda, una risposta in 30 secondi. Quello devo raccontare già... l'episodio simpatico di Salvini, questo non lo facciamo perdere ai cittadini. Però facciamolo subito perché sì. Stiamo già... A Shanghai sono stato, io sono il presidente della delegazione Europa-Cina, devo dire sono stato ricevuto ai massimi livelli dal governo cinese e sono stato invitato dal comune di Milano, che aveva una delegazione a Shanghai, perché come sapete nel 2010 c'è l'Expo a Shanghai, nel 2015 c'è a Milano. C'erano una serie di parecchi consiglieri comunali di Milano e fra questi c'era questo famoso Salvini che aveva offeso i napoletani e con cui io ho un rapporto pessimo e dire poco. Durante il brindisi, annunciando che il governo cinese ai massimi livelli veniva a Napoli per poter chiudere accordi culturali, turistici, imprenditoriali, commerciali nel mese di maggio, Salvini ha chiesto che la delegazione cinese del governo cinese successivamente alla visita a Napoli potesse andare a Milano per poter chiudere anche accordi con i milanesi e io nel brindisi davanti ad una platea ho detto: ma certamente Salvini, come anche nella questione del dialetto napoletano, dove io al Parlamento europeo ho parlato prima di voi in napoletano, il governo cinese dopo Napoli verrà a Milano, perché come al solito voi settentrionali sempre secondi arrivati. Bene, molto gustosa. Non più 30 secondi, 10 per l'ultima risposta, un pronostico. Alla fine che cosa pensa che accadrà? PDL con l'UDC o l'UDC da sola? No, l'UDC viene con la PDL, c'è il sondaggio, il popolo dell'UDC, gli elettori dell'UDC sono del centrodestra, c'è il sondaggio che con l'UDC nel centrodestra il loro livello elettorale arriva al 7%, col centrosinistra arriva al 4%, l'elettorato dell'UDC è un elettorato di centrodestra, le elezioni regionali sono elezioni dove tu non puoi andare da solo perché rimani nel mezzo al guado, l'UDC verrà con noi, naturalmente eviteremo che Vita possa gestire la sanità. Bene, grazie all'onorevole Enzo Rivellini per essere stato con noi. Saluti da Anna Di Chiara. Onorevole, grazie ancora per essere intervenuto. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a tutti per averci seguito. Vi ricordo che Agora la potete vedere anche su Sky 852. Ancora grazie, arrivederci e buon proseguimento col gruppo Luna 7.